Dopo l'incredibile successo di Tonno Spiaggiato, dopo aver passato le notti dell'università a fare scherzi telefonici ai suoi prof e dopo essersi beccato diverse denunce... No, raga, no. Questa dovete tagliarla. E poi, come lo avete saputo? Vabbè, bando alle ciance. Dicevo, ecco a voi uno dei massimi esponenti della comicità italiana. Signori e signori, è un onore presentarvi Frank Ceriani. Ora introdurrò lei, una donna che ha ottenuto un successo enorme grazie al film Pinocchio. Ma veramente, ma siete... Vabbè. Ok, niente, dicevo. Vi travolgerà con il suo enorme carisma. Ebbene sì, dopo essere stata cacciata dalla redazione di Che Tempo Che Fa per aver incrinato la scrivania del conduttore, vi presentiamo il secondo giudice della finale di Arco Est Got Talent. Ragazze e ragazzi, quest'oggi ho il grandissimo onore di presentarvi Luciana Pancera. Ha partecipato ad Italia's Got Talent come giudice quasi imparziale, ma non ha tenuto il successo che desiderava. Così da Roma si è messa al volante, diventando un pericolo per chiunque decidesse di intraprendere un viaggio. Ed è arrivata qui, un po' come Cristoforo Colombo però, pensava di essere a Milano. Beh, dettagli a parte. Immagino abbiate capito di chi sto parlando. Ebbene sì, è proprio lei, Francesca Zilli. Sono le ore 23:48 del giorno 11 novembre e Federico Vincenti deve ancora mandarmi l'ultimo audio, quindi mi tocca farlo da solo. So che ormai vi siete perdutamente innamorati della mia voce, ma ahimè devo iniziare la presentazione dell'ultimo giudice di questa finalissima. E in arrivo su questo palco colui che non ha bisogno di essere descritto per capirne l'identità. Vi basti sapere che è famoso per le sue 1000 acconciature. Accogliamo con un grande applauso Francesco Bisio. Signore e signori, benvenuti alla finale di Arco Est Got Talent, i giudici li conoscete già? Applausi, grazie. Sono qua per presentarvi la primissima concorrente, che è una ragazza di quarta M, prego. Applausi, grazie. Buongiorno a tutti, sono Martina Bonisoli della classe quarta M. Oggi voglio proporre alle classi terze e quarte un'ora alla settimana di attualità, perché penso che sia importante studiare il nostro passato, ma credo ancora di più che sia importante sapere cosa ci riguarda attualmente. Grazie. Ottima idea. Potrebbe essere un momento di utile confronto positivo con gli altri. Direi assolutamente sì. Ottima idea. Credo sia un'idea validissima. Spero che i consigli la approvino. Anche a me sembra un'ottima idea perché è anche un'occasione per aprire le menti a tutti quanti. Allora, quella che avete appena visto era la primissima concorrente di oggi e passo ora a presentarvi la prossima concorrente che è una ragazza piena di idee di terza U. Ecco qua a voi, la prossima concorrente. Ciao a tutti, sono Elisa Morganti della classe terza U e sono qui per proporvi delle idee riguardanti le assemblee. Mi piacerebbe poter fare più assemblee rispetto a quelle che sono state fatte lo scorso anno. E sarebbe bello creare un sondaggio per farvi scegliere gli argomenti. E in più mi piacerebbe proporre l'assemblea sportiva in uno spazio più ampio, proponendovi anche una piccola merenda e un piccolo rinfresco. Ma non è una brutta idea, un po' provocatoria ma buona, quello di diversificare un po' le assemblee in base agli indirizzi, agli interessi e anche all'età. Certo che per i nuovi consiglieri d'istituto sarà un lavoro organizzativo che li porterà tantissimo fuori dalle aule di lezione. Ottima idea, per me sì. Sì, magari per il triennio, penso che sia meglio per il triennio. Per il biennio magari li possiamo lasciare ancora tutti assieme, che si divertono di più. E quello di far scegliere i ragazzi, assolutamente sì. Potrebbe essere un'ottima idea che potrebbe andare in un qualche modo incontro agli interessi dei ragazzi, quindi per me sì. Siamo ormai arrivati a metà di questa buffonata, cioè di questo spettacolo, e sono lieto di presentarvi i due protagonisti della prossima esibizione, che sono due grandissimi maestri nel mondo del karate,
Vi rilascio, ecco qua a voi. Schere. Salve a tutti, siamo due maestri di arti marziali, di karate, cintura nera, decimo dan ormai da una vita e mezza, e vorremmo proporre quest'anno un corso di difesa personale per tutti coloro che fossero interessati, anche perché sarete obbligati a farlo, durante l'ora di educazione fisica, in maniera che non siete obbligati a utilizzare spell, peperoncino o altre armi in maniera sconsiderata, appunto. Come avete visto, non è troppo difficile disarmare una persona, anche se da distanze ravvicinate. Cosa ne pensate? Sì, sì, davvero! Ovviamente, certo, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Terminata questa dimostrazione di autodifesa, passiamo ora alla prossima concorrente, che è una ragazza frequentante la quarta AM. Ecco qua a voi, la prossima concorrente. Ciao a tutti, sono Anna Scipioni, faccio la quarta M e voglio porre... Ah, la rifaccio. Ciao a tutti, sono Anna Scipioni, frequento la quarta M e quest'anno mi vorrei... Faccio schifo. No, la rifaccio, mi stavo mettendo a posto. Ciao a tutti, sono Anna Scipioni, frequento la quarta M e quest'anno vorrei proporvi due balli, uno in febbraio e uno in maggio, per divertirsi tutti insieme il doppio. Beh, anche questa mi sembra un'ottima idea, avete un sacco di buone idee, tanto più che questa possibilità permette a tutti noi di stare insieme, a maggior ragione se vengono chiamati anche gli insegnanti a partecipare. Bellissime idee, ragazzi, io però vorrei essere invitata da Claudio. Dai, Lucianina, ci andiamo. Okay. Io ovviamente da Frank, ok? Ovviamente d'accordo, e Lucianina ci andiamo insieme. Stiamo giungendo al termine di questa fantasiosa e variegata esibizione di oggi e ho l'onore, il piacere e un attimo lo stupore nel presentarvi il prossimo protagonista di questa esibizione, che è un panda. Prego. Ciao a tutti, io sono un panda e... No, sì. Non posso fare... Sono... Ciao a tutti, io sono un panda e... Propongo di mettere dei posti letto a scuola, dato che siamo tutti molto stanchi, per recuperare le ore di sonno, direi di dormire, cioè è l'unica cosa possibile. Io propongo dei letti a scuola. Va bene così? Apprezziamo l'impegno, la buona volontà e il ragionamento, però per me no, mi dispiace. Beh, anche se ci sono delle mattine che veramente un sonnellino me lo farei volentieri. In effetti, però solo con musica da camera. Però pensandoci bene, porterebbe troppi problemi alla comunità scolastica. Ma mi sembra un'idea un po' bizzarra. È meglio dormire a casa e venire a studiare a scuola. E poi per di più, a scuola chi è che apre le finestre la mattina per arieggiare e rifà i letti? Passiamo ora alla prossima esibizione e ci delizierà e ci spiegherà un suo progetto una giornalista di fama mondiale che ci ha raggiunti qua oggi in maniera incredibile, nonostante i suoi mille impegni. Quindi orecchie aperte, occhi pure, che potrebbe spiegarvi il progetto della vita. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe proporvi un'idea molto originale, tanto pensata ma mai realizzata. Sarebbe bello creare nella nostra scuola il giornalino scolastico per poter tenere informati tutti gli studenti su quello che accade e raccontare tutti gli scoop della scuola. Sarebbe bello mettere nell'ultima pagina delle meme per far ridere e tenere compagnia agli studenti. Grazie. Mi sembra veramente questa una buona idea, permettere di recuperare il caro vecchio formato cartaceo, che poi può anche essere arricchito con tante immagini e tante anche forme di collaborazione con anche gli altri indirizzi della scuola. Bellissima idea, creerà collaborazione tra Arco Este e i ragazzi potranno recuperare anche il piacere di leggere qualcosa di cartaceo. È da anni che se ne parla, io sarei molto contenta se
quest'anno partisse veramente questa idea, per cui per me sì. Anch'io sono d'accordo, perché dà la possibilità di avere un ricordo cartaceo da poter toccare e non sempre solo andare a ricercarlo sui vari social network o Facebook. È arrivato il turno di presentarvi questo mio caro amico, che mi ha fatto un grosso piacere a presentarsi qua oggi insieme a tutti noi, che vi delizierà con questa sua esibizione. Ecco a voi il prossimo protagonista di oggi. Buongiorno a tutti, sono Francesco Paduas e quest'oggi sono qui per proporvi l'annuario scolastico composto da foto di classe, quindi di gruppo, tutti insieme, in due pose, una seria e una a tema, scelta naturalmente dalla classe. Cosa ne pensate? Beh, l'annuario, come si fa a dire di no? Se voi avrete un argomento per vincere è proprio questo. L'annuario è il momento dei ricordi, del rivedersi anche anni di distanza, quindi sì, sicuramente. Bellissima idea, ragazzi. Cercate anche questo di realizzarla. Bravi. Ma è una lunga tradizione del DARC, soprattutto. Sarebbe bello fare un annuario assieme, finalmente, a queste. È molto impegnativo, ragazzi, per cui per me assolutamente sì, ma sappiate che è un lavoraccio, un lavoro che vi impegnerà in tanti, perché poi due scuole assieme vuol dire tante persone, tanti ragazzi, siete 1400, per cui insomma c'è molte cose da scrivere. Sono d'accordo con i colleghi, sono d'accordo anche con Nina, però potrebbe essere anche un'occasione per unire sempre di più le due scuole, anche quindi un modo per condividere un lavoro comune e finalmente unire sempre di più questi due splendidi indirizzi. Mi duole dirvi che siamo arrivati al termine di questa lunga giornata, di questa lunga serie di esibizioni, e penso che lasciarvi con quest'ultima esibizione, che avrà come protagonista un ospite importantissimo di fama internazionale che ci ha fatto il piacere enorme di raggiungerci qua oggi, lo conoscerete sicuramente, ma probabilmente molti di voi lo conosceranno principalmente per La Madre, essendo questa una star hollywoodiana. E è un grosso onore per me potervi presentare quest'oggi Alessandro Borghese. Prego. Ciao, sono Alessandro Borghese e oggi vi proporrò un'idea per riempire i vostri stomaci in modo che possiate mangiare anche a scuola. Ebbene sì, ho deciso di aprire un ristorante all'interno dell'istituto. Un ristorante un po' particolare, infatti sarà una location sorprendente e il menù strizzerà l'occhio alle nuove tendenze, ci sarà sushi, mantenendo però un legame profondo con il territorio. Mantenendo la pizza. Naturalmente la cucina sarà curata dal più grande, stellato, inavvicinabile, incredibile chef mai visto prima, ovvero Alessandro Borghese. Io. Bene, cosa potete pensarne? Beh, certo, sarebbe una splendida idea, sarebbe una bella cosa, ma mi sa, la vedo un po' difficile, poco realizzabile. Anche perché mi viene in mente, dopo Danza la Mente, dopo che si aprono le danze, si possono aprire le panze anche. Bellissima questa. Dai, sarebbe veramente bellissimo, così finalmente non farei da mangiare. Che meraviglia. Ma mi sa che sia impossibile. Peccato, peccato, Alessandro, è il mio mito. Un ristorante a scuola sarebbe il massimo, anche per noi professori, creerebbe gruppo, anche coi ragazzi. Però ragazzi, veramente, è impossibile, per me è no. Questa è una fior di collaborazione, permetterebbe di diciamo, avere numerose ulteriori iscrizioni anche, però un ristorante non sapremo neanche dove metterlo, esatto. Perché non c'è neanche più il posto per le aule. È vero. No, fermi. Un'ultima proposta, posso? Un'ultima proposta. E se vi proponessi un corso di alimentazione, cosa ne pensate? Date i vostri voti. Ecco, un ristorante no, ma un corso sull'educazione alimentare, quello sono più che favorevole. Per me assolutamente sì. Direi di sì, anche perché così magari imparano finalmente a non mangiare a tutte le ore e a non bere in continuazione anche mentre noi gli spieghiamo. Finalmente, ottima idea. È da tanto tempo che sono convinta che i ragazzi abbiano bisogno di conoscere ed imparare ad alimentarsi. Vedo troppo cibo spazzatura durante le ricreazioni, parlo con i ragazzi, ma tanti veramente non conoscono cosa sia meglio per loro in questo momento della loro vita. Assolutamente sì, ottima idea ragazzi, cercate di realizzarla.
Questa è veramente una bella cosa, perché permette di iniziare, diciamo, un processo di educativo anche su un argomento che sarà senz'altro molto sentito e favorevole, sul quale tutti saranno favorevoli. Anche a letto fai solo la musica da camera. No, vabbè. Propongo la carta igienica d'oro. E in su c'è le macchinette. 5-6. Devo farlo 6 volte? Sì, perché non sappiamo che lista siamo. Oh, cazzo. Vai. Vado. Uno. Noi sì. Ma io, no, ma guardate che mi spavento. Importantissimo. sono qui quest'oggi, non mi sono presentato. Niente. Grazie. Sì, c'è un trattore. No, devi sembrare più. Come faccio a farlo anche all'inizio? Chiudi un occhio. Ma lo faccio io, tu ti metti a ridere, va, è così, vai. Non si, ma si vede che c'è lo violino, scusa. Si riesce. Rifacciamo. Sono incapogliato. Credo sia fattibile. Per me no. Stop. I colleghi sono d'accordo con Nina, ma potrebbe essere forse anche un'occasione. Stop. Vabbè, insomma, oh, c'era Ceriani in avanti, non c'era Comunque, per me, lista 1.